Бугати. Апачи. Бугати. «Бугать». «Апачи». 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 salve a tutti amici e amiche abbiamo aperto così oggi in modo simpatico dai eh, sì perché c'è questo canale che fa questa specie di recensioni con una, una ragazza vestita poco che fa questo insomma è abbastanza ridicolo allora alcuni aggiornamenti per quanto riguarda le, i due video che ho già pubblicato su Raid israeliano ai danni dell'Iran in quanto stanno arrivando anche i primi studi ed analisi. In particolare oggi farò riferimento al The Institute of War, che è appunto una pubblicazione indipendente, che mette insieme un po' le informazioni e fa degli ottimi articoli. Vediamo intanto i cieli sopra l'Europa e il Medio Oriente, oggi giornata intensa di attività di addestramento per la militare italiana con i suoi MB339 ma comunque continuano ancora i voli di logistica da e per il Medio Oriente credo che questo sia il nostro ministro che sta rientrando da Israele infatti oggi ai telegiornali parlavano di questo incontro quindi uh, mi collego anche a alcuni video che si Alcuni, alcune informazioni scusate che riguardano proprio il Medio Oriente per concludere un po' la disamina che ho fatto ieri eh, però poi parleremo soprattutto di Ucraina oggi allora quindi sono arrivate alcune pubblicazioni ah, a proposito prima di iniziare mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e grazie alle iscrizioni il canale cresce così come mi piace Qui sotto trovate i pulsantini di Youtube per aiutarmi in questo senso Allora, eh, dicevo, sono arrivati alcuni aggiornamenti intanto per quanto riguarda i danni inflitti Cioè si hanno le prime BDA, che sarebbe Battle Damage Assessment Cioè valutazione dei danni inflitti Questo viene fatto in genere a un livello militare attraverso ricognizioni dei satellitari fotografiche ma anche attraverso agenti sul posto infiltrati e un'altra fonte ovviamente sono gli stessi iraniani e anche se eh, le dichiarazioni pubbliche iraniane hanno minimizzato tantissimo i danni inflitti da israele è ovviamente un regime che impedisce qualsiasi tipo di ripresa quindi i filmati che sono arrivati sono pochissimi mostrano le cose in modo Molto eh, superficiale. Allora, come com avevo accennato nel video di ieri, sono state colpite tre regioni e in particolare i sistemi di difesa, eh, fra l'altro, è stata debilitata proprio la rete di difesa missilistica iraniana. Questo, a, a, sec a secondo l'articolo, pu proprio pubblicato dal The Institute of War ha mandato letteralmente nel panico i vertici militari iraniani perché provate a immaginare che a un certo punto avete più o meno un quadro di quello che sta avvenendo nei cieli del vostro paese durante la notte tutto viene accecato e non capite ass assolutamente niente e vi basate solo su rapporti telefonici radio e questo è non avete una, una come devo dire una visuale del campo, sul campo di battaglia. Questo è dovuto al fatto che, appunto, la prima ondata, come dicevo ieri, la prima ondata di aerei israeliani ha colpito proprio le postazioni radar e i sistemi di difesa missilistici iraniani. Tolti quelli, eh, che cosa potevano vedere di quello che accadeva sul loro territorio in Iran? Praticamente niente. Questo ha mandato completamente in confusione. Uh, I livelli massimi dell'esercito, dell'aviazione, ma anche i, i, i leader politici. Le, a, se, a seguire, appunto, a leggere l'articolo pubblicato dal The Institute of War, viene sintetizzato questo articolo. Ehm, un attimo, che prendo il PDF. Quindi, da Caroline. Morman, Ria Reddy, Andy Perry, questi sono alcuni dei giornalisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo breve articolo. Dice, dice praticamente che le forze israeliane hanno inflitto gravi danni alla rete di difesa aerea integrata iraniana durante i suoi attacchi nella notte, del 25, 25 e il 26 ottobre. L'IDF ha colpito e disattivato i siti di comando e controllo della difesa aerea e i radar. Quindi. Questo conferma esattamente quello che vi ho detto nei due video precedenti. Questo ha accecato le possibilità di scoperta e visualizzazione della rete di difesa aerea iraniana. Compresi alcuni siti S-300, l'S-300 di fabbricazione russa ed il sistema di difesa aerea più avanzato che l'Iran gestisce. Le forze di difesa aerea israeliano hanno colpito 3 o 4 siti S300, tra cui uno all'aeroporto internazionale di Khomeini, vicino Teheran. Questo, già, questo è l'articolo che sto leggendo, quindi conviene guardare la mappa. Quindi, come, ave, come vi avevo accennato, nelle tre regioni più l'area di Teheran. Un attimo, che ecco, così dovrebbe vedersi meglio. Ok. Tre funzionari iraniani non specificati hanno dichiarato al New York Times che gli attacchi dell'IDF hanno causato un forte allarme fra i leader iraniani. E beh, ci mancherebbe, voglio dire, non mi stupisce affatto questa notizia. Alcuni dei siti di difesa aerea che l'IDF ha colpito stavano proteggendo infrastrutture energetiche critiche nell'Iran occidentale e sud-occidentale. I media occidentali hanno confermato che l'IDF ha colpito siti di difesa aerea intorno all alla raffineria di petrolio di Abadan, al complesso energetico e al, al porto scusate, di bandar Iman Komein e al giacimento di gas, di Tang el-Bajar. Quindi è stato poi precedentemente riferito di come gli attacchi dei DF potrebbero anche interrompere la capacità iraniana di costruire missili e trasferirli ai loro partner all'estero come la Russia, Hezbollah libanese e gli UTI. Quindi gli attacchi dei DF oltre a colpire i siti di difesa aerea hanno colpito le strutture di produzione di droni e missili in tutto l'Iran. Le immagini satellitari disponibili in commercio hanno rivelato danni significativi. Scusate, traduzione fatta male. I, 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 le immagini disponibili satellitari dei, dei satelliti disponibili a livello commerciale, quindi quelli pubblici, hanno rivelato danni significativi al complesso militare di Parchin, ad esempio, e il complesso è una delle strutture di produzione missilistica iraniana più estese e segrete. Quindi gli israeliani hanno colpito questa base segreta molto importante di produzione missilistica, la più importante quindi viene detto. E, e alcuni degli obiettivi dell'IDF hanno preso di mira delle infrastrutture missilistiche molto sofisticate: macchi, fra l'altro, impianti per la miscelazione del carburante, proprio pro, utilizzate per produrre sia il carburante combustibile solido per i missili. A lungo raggio balistici a lungo raggio i più grandi missili a lungo raggio iraniani a, utilizzano il propellente liquido un po' come quelli che usa la NASA, detto in maniera molto semplice, sia quelli a propellente solido che sono diciamo i, i missili un po' più economici, quelli a propellente solido. Quindi ecco questo è quanto. Uh... Quindi l'Iran avrà probabilmente bisogno di mesi forse un anno o più per riparare riacquisire nuove attrezzature per la fabbricazione e la miscelazione di questo carburante. Ora ieri vi avevo accennato anche a questo, fra l'altro, uh, gli aspetti missilistici e la capacità missilistica iraniana. Vi avevo accennato al fatto che l'Iran un po' A causa di alcuni giornalisti italiani, internazionali, di un certo tipo di propaganda, vuoi anche per il fatto che oggi per forza di cose Israele deve essere, eh, deve essere visto in un certo modo e alcuni stupidamente, stupidamente fanno il tifo per l'Iran, bisogna dire che l'Iran si è affacciata negli ultimi dieci, dieci anni letteralmente all'era spaziale. E quindi la progettazione da un punto di vista... Diciamo teorico e semplice dei missili balistici. Nel senso, ormai sono 60 anni, 70 anni che l'umanità sa come mandare missili nello spazio. Tante altre nazioni si sono affacciate all'era spaziale: no? la Cina, l'India, anche noi in Italia, fra l'altro, abbiamo i nostri piccoli vettori per lanciare piccoli satelliti. Eh, L'Europa con l'ESA, la NASA, insomma la Jaxa, sono tante le compagnie, ormai sappiamo, l'umanità sa come si costruiscono i missili, quindi questa conoscenza era accessibile all'Iran. Un altro aspetto però è la produzione di componenti, dei materiali e dei carburanti che richiedono una grande capacità industriale di componenti molto sofisticate. Ecco, tutto il processo di realizzazione e fabbricazione non è uno scherzo, quindi questo attacco israeliano è stato tremendo. Per la produzione missilistica iraniana ci mancherebbe, cioè è piuttosto ovvio, quindi ecco la situazione: è questa. In questo schema vi riporta un po' il disegnino che avevo fatto ieri con le ondate, le tre ondate. La prima ondata ha distrutto eh, le difese missilistiche, la seconda e la terza si sono concentrate, concentrate sugli obiettivi che ho citato. Quindi arrivano immagini satellitari, questo grosso complesso di cui vi ho parlato, eh, questo complesso realizzava eh, i motori per i missili. Ora faccio una piccola precisazione prima che me lo chiediate. La differenza tra carburante solido e liquido nella missilistica è molto semplice. Eh, il carburante solido è un po' come... Avete presente i fischioni di capodanno, i piccoli razzetti che si mettevano con l'asticella nella bottiglia per farli partire verticalmente? Ecco, quelli dentro hanno una pasta solida che brucia e, e, e genera spinta. Quello è il carburante solido. Ovviamente è molto più sofisticato nei missili, però il principio è quello, cioè è un carburante che brucia tutto... Subito e genera spinta. È lo stesso che veniva usato, per esempio, dai booster dello Space Shuttle, quelli laterali. Eh, avevano questa pasta eh, esplosiva, che il cui, il cu la cui esplosione veniva controllata attraverso il getto di spinta. Il vantaggio di questi missili è che, sono più semplici da costruire la pasta come devo dire il carburante solido è anche più semplice da gestire lo svantaggio è che l'erogazione di spinta non può essere regolata una volta acceso non si può spegnere non c'è una sorta di acceleratore che aumenta diminuisce la spinta quindi sono missili progettati in modo molto semplice letteralmente mentre il carburante liquido è tutto un altro discorso e viene utilizzato su motori più sofisticati e permette appunto una regolazione di spinta I... i missili che utilizza per esempio Elon Musk sono tutti a carburante liquido e questo appunto gli permette di fare aggiustamenti regolazioni per poter atterrare addirittura virgola... ver... verticalmente queste sono altre immagini che mostrano un sito ok perché Va ricordato che l'Iran dal governo precedente, dalla monarchia precedente, ha ancora dei sistemi americani a disposizione. Questo sito hoc è stato distrutto. Eh, ci sono le immagini, altre immagini che arrivano dal complesso di Parchin. Questo quindi era il complesso che produceva il carburante. Quindi ecco, la cosa importante da dire è che Israele, ripeto, ha dimostrato un'enorme capacità aerea, di potere aereo letteralmente. Fra l'altro, ecco, una cosa che non ho detto ieri è che le forze israeliane non hanno neanche avuto bisogno di sorvolare l'Iran, per intenderci. Hanno colpito l'Iran da fuori del territorio, dal territorio della Siria, praticamente. Da quello che si vede in queste immagini e anche in questa immagine e anche in altri video che ho visto di canali che trattano lo stesso argomento cioè tutta l'azione si è svolta sopra i cieli della Siria e dell'Iraq e da, dall'Iraq sono stati lanciati i, i missili eh, tras, aviotrasportati che hanno colpito i siti nelle regioni iraniane quindi sì queste sono le immagini satellitari che mostrano i complessi colpiti ed è davvero un gran colpo eh, per, per dimostrare la supremazia aerea israeliana. Ottimo colpo anche perché in questo modo la produzione di droni e missili forniture anche per la Russia è stata rallentata. Quindi letteralmente Israele con questo attacco ha preso due piccioni con una fava, ha aiutato se stesso e ha anche aiutato l'Ucraina indirettamente. E a noi questo fa un gran piacere. Poi, fra l'altro, sulla base di quello che vi avevo accennato anche ieri, l'altro ieri, questi erano i voli delle aerocisterne per tutta la zona sopra l'Iraq, eh, che appunto hanno evidenziato non solo eventuali rifornimenti aerei da parte di Israele, ma probabilmente di tutta, di tutta la logistica americana in supporto a Israele, eh, NATO. Anche perché, eh, anche perché tutta la zona è, è di particolare interesse anche per noi, nel senso no, da qui passano le principali rotte commerciali, eh, i, i cieli devono essere protetti e monitorati anche in relazione alla minaccia UT. Quindi la situazione è questa, molto, molto complessa in Medio Oriente. Eh, e quindi andiamo avanti. Poi, se avete domande, mi raccomando, scrivetele, no, sono qui a disposizione per qualsiasi chiarimento. Se avete proposte, fatele. Passiamo invece al discorso sull'Ucraina. Allora, anche qui, pubblicazione del 27 di ieri, sempre del The Institute of War, oggi lo utilizzo come riferimento, visto che è un'ottima fonte anche per confermare le mie impressioni le mie deduzioni eh, perché quello che generalmente è il mio modo di fare cerco ecco di portarvi le notizie fresche anche se a volte se avete visto altri miei video a volte non sono confermate e poi negli aggiornamenti successivi nei video successivi eh, cerco appunto conferme e smentite proprio per comprovare o smentire quello che è stato detto ho fatto così per esempio con il Su-34 presunto abbattuto da un F-16. Molte volte le notizie trovano conferme, è il caso per esempio del raid aereo israeliano, altre volte no. Ehm, allora, per quanto riguarda la situazione in Ucraina è interessante l'articolo, vi passo in descrizione ovviamente, come sempre, tutte le fonti, eh, perché fa appunto la, il punto del scusate il gioco di parole, il punto della situazione zona per zona partendo dall'area di Kursk. Allora, intanto, prima di tutto, confermata la presenza di truppe nordcoreane, questo è arrivato dal segretario generale della Nato. La presenza di truppe nordcoreane nella regione di Kursk è stata confermata. Fra l'altro, ecco, ho appena accennato un discorso di notizie non confermate, però questa non ve la riporto, ve la riporto giusto a voce. Ma a quanto pare l'intelligence ucraina ha appena catturato una, un audio, una comunicazione radio nella regione di Kursk, più o meno in quest'area. Scusate che prendo. Lo strumentino per disegnare in cui nell'area di, 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 di kursk da quest'area qui eh, si sente un ufficiale russo lamentarsi del fatto che hanno fermato per strada un camion pieno di questi soldati nordcoreani che aveva documenti poco chiari e non avevano l'autorizzazione per entrare nell'area dei combattimenti, cioè c'è una sorta di disguido burocratico, però questo è uno spunto per, per l'ulteriore conferma della presenza di truppe nordcoreane lì. Allora, quindi mi collego di nuovo alla pagina di The Institute of War eh, per quanto riguarda la regione di Kursk. Le forze ucraine sono avanzate di recente, cioè hanno ripreso posizioni, meglio dire, nella zona eh, a nord, scusate, a sud-est di Corenovo, qui. Come vedete anche dalla mappa di Mayakosk, che fa sempre un gran lavoro di aggiornamento riporta questo il 26 come correzione delle linee se abbiamo visto un, um, un ritiro delle forze ucraine nei giorni scorsi nei dieci giorni scorsi eh, gli ucraini hanno di nuovo spinto per ottenere posizioni in quest'area e quindi la situazione è ancora piuttosto contesa i filmati geolocalizzati pubblicati il 26 ottobre indicano che le forze ucraine sono avanzate di recente a sud ovest di Oglovka e a est di Korenovo, quindi proprio in quest'area. Questo viene riportato anche nell'articolo. E poi hanno affermato che il 27 ottobre hanno attaccato a sud est di Korenovo, vicino a Zeleni e, e Darghino, tutta una serie di villaggi posti in quest'area. Provo a zoomare, vediamo se si vedono. Ecco, esattamente qui, qui, Kalinov, tutti questi villaggi sono riportati combattimenti da parte ucraina fra le forze ucraine e quelle russe. Le forze russe sono avanzate di recente marginalmente nel principale saliente nell'oblast di Kursk. Ma i filmati geolocalizzati pubblicati il 26 ottobre indicano che le forze russe sono avanzate solo marginalmente a sud est eh, e hanno incontrato la, la resistenza ucraina. Si parla della cento tre, cento, del 137 Reggimento Aviotrasportato Russo, della 106 Divisione, stanno operando nei pressi di Lubinovka a sud est di Korenovo. È l'undicesima brigata. Questo avviene tutto qui in quest'area. Quindi mentre una fonte russa ha affermato che le forze ucraine hanno attaccato nei pressi di Novi Put nel distretto di Kuluskovski a ovest del principale saliente ucraino nell'oblast di Kursk a partire dalla sera del 26 ottobre. Quindi questa è la situazione nella regione di Kursk. Ora Uh, prima di passare invece alle altre situazioni che riguardano appunto l'offensiva russa, un breve uh, articolo a margine, almeno introduttivo proprio di quello che viene detto sul, uh, sul The Institute of War. Uh, allora, i dati economici russi sono particolarmente allarmanti. Ehm. Uh, il 27 ottobre il Washington Post ha riferito che l'economia russa è in pericolo di esplosione, di surriscaldamento, osservando che la spesa militare eccessivamente elevata della Russia ha alimentato la crescita economica in un modo che ha costretto le aziende russe ad aumentare artificialmente i loro stipendi per soddisfare le richieste di manodopera rimanendo competitive con gli altri stipendi militari della Russia. Il Washington Post ha citato il capo della Banca Centrale Russa Elvira Nabiullina, tra l'altro su di lei ha parlato anche di lei ha parlato anche l'avvocato Francesco Catania che ha avvertito nel luglio 2024 che la forza lavoro e le capacità produttive della Russia sono quasi esaurite. Il Washington Post ha osservato che le aziende private russe stanno lottando per tenere il passo con gli stipendi militari e sono sempre più costrette a offrire salari di gran lunga superiori alle medie tipiche del settore. Ha poi riferito che le autorità regionali russe stanno aumentando significati significativamente bonus di firma una tantum per i militari russi a contratto al fine di sostenere il tasso di generazione della forza russa. Che ha bisogno di rigenerarsi di circa 30.000 truppe al mese. Questo è un dato interessante, nel senso, solo a ottobre i russi hanno perso 40.000 uomini nell'avanzata nell'area nell'oblast del Donetsk. 40.000 uomini. Quindi hanno almeno bisogno di 30.000 nuovi, nuovi ingressi al mese per sostituirli il che sottolinea il fatto che la Russia non ha una riserva indefinita di manodopera e deve fare i conti finanziariamente e socialmente con i costi sempre crescenti per ricostruire le sue perdite in prima linea tramite vari canali di generazione di forze. Quindi il Washington Post ha anche osservato che le rigide politiche migratorie della Russia, in particolare dopo l'attacco al Crocus City Hall del marzo 2024 hanno ulteriormente impoverito la riserva di manodopera russa e amplificato le frizioni economiche. Ciò è diventato particolarmente il caso, è un caso perché i lavoratori migranti stanno sempre più identificando la Russia come un luogo ostile e poco attraente in cui trasferirsi per lavoro, cioè mi sembra piuttosto ovvio. Poi ha riferito ampiamente sull'equilibrio che Putin sta cercando di trovare fra il soddisfare il suo elettorato ultranazionalista pro-guerra, che sposa sentimenti anti-migranti estremi, e la sua necessità pratica di sfruttare la manodopera migrante sia economicamente che militarmente. E insomma, detto in soldoni, la situazione economica sta precipitando. Le aziende fanno fatica a pagare i lavoratori o almeno a dargli degli stipendi adeguati che in qualche modo compensino l'inflazione che sta aumentando a dismisura. Ci sono meno afflussi di persone che vogliono entrare in Russia per lavorare, e tutto questo stride con la politica anti utilizzata dalla Russia. E al contempo abbiamo visto, lo abbiamo visto anche con Utilizzo di forza e manodopera eh, nordcoreana in qualche modo Putin sta cercando di tamponare per la carenza sia di manodopera che di soldati, e questi sono gesti estremi per cercare di continuare la sua campagna. Ok, questa è la situazione, allora. Per quanto riguarda invece gli altre, le altre avanzate russe, mi collego un attimo a questa, a questa pagina, ecco, con questo schema che ci mostra meglio quello che sta succedendo nell'area del Donetsk, è, è chiaro che la situazione è critica, nel senso... Allora, da quello che si evince anche, proseguendo nell'articolo del The Institute of War... Intanto partiamo, ecco, con ordine, dalla regione di Kharkiv. Allora, qui in quest'area sono state schierate eh, un obiettivo principale. Se secondo il The Institute of War, questo è un obiettivo principale per la Russia, che stanno cercando di eh, respingere alcune incursioni ucraine nell'area di Belgorod. E al contempo la loro, il loro obiettivo principale è quello di arrivare a tiro della città di Kharkiv cioè con questa spinta nel, secondo loro dovrebbero posizionarsi per arrivare a tiro di artiglieria della città di Kharkiv questa era l'idea il problema è che stanno fermi così da due anni letteralmente e non fanno progressi quindi una, una cosa interessante una notizia interessante che arriva da quest'area arriva da un ufficiale ucraino Proprio nella zona di Vojtansk. Vi leggo il trafiletto, dice: Il portavoce del gruppo delle forze di Kharkiv dell'Ucraina, il colonnello Yeniniv Romanov, ha dichiarato che il 60% delle munizioni di artiglieria da 122 mm e 152 mm che le forze russe stanno sparando nella direzione di Kharkiv proviene dalla Corea del Nord. Romanov ha affermato che i proiettili nordcoreani sono di scarsa qualità e non colpiscono i loro obiettivi o esplodono al momento sbagliato. Romanov ha anche osservato che l'esercito russo potrebbe eh, ottenere munizioni fornite dall'Iran molto presto. Gli operatori dei droni della sedicesima brigata Speznaz russa, direzione almeno questa è un'informazione che arriva dallo Stato Maggiore russo, sarebbero operativi proprio in quest'area. La sedicesima, vediamo se la becco African Corps. Non so se la vediamo, la sedicesima qui. Ah, una seconda reggimento della Speznats. In ogni caso viene segnalata la loro presenza qui. Ma ecco, come ho detto prima non ci sono progressi significativi da parte russa nella zona di Vojassk, mentre spostandoci più a sud, obiettivo principale numero due, l'interesse la... russo è quello di catturare il restante della regione di Luhansk. Qui. E il Donetsk, quindi portarsi, continuare la loro spinta e pressione in queste zone, ora, in queste zone si segnalano continui assalti, ma questo ve l'ho già riportato anch'io nei giorni scorsi, che hanno incontrato la resistenza ucraina che ha interrotto questi assalti al costo di enormi perdite. Quindi la situazione, in realtà, sembra essere molto più stabile di quanto sembra apparentemente, almeno a leggere l'articolo il PDF del dell'Istituto War che cito: "I filmati geolocalizzati pubblicati il 26 ottobre mostrano le forze ucraine respingere con successo un assalto meccanizzato delle dimensioni di un plotone a nord-est di Torsche. Eh, un mid blogger russo ha affermato che unità Spetsnaz russe sono specificate Scusate, unità Spetsnaz russe non specificate stanno operando vicino a Senkovie e, e quindi sebbene non si sia ancora ottenuta nessuna conferma visiva o indipendente che le forze russe abbiano attraversato il fiume Oxil, i mid blogger russi hanno affermato che le forze russe sono avanzate all'interno di Peskotraneve Traneve a ovest di Svatove. Quindi stiamo parlando dell'area centrale, questa qui, dove ci sono stati minimi progressi. Mentre la zona più calda del fronte, ovviamente lo sappiamo, è l'area del Donetsk. Sforzo principale subordinato numero 3. Secondo appunto l'articolo, l'obiettivo russo è catturare l'intera oblast del Donetsk il territorio rivendicato dai delegati russi del Donbass. Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito che le forze russe hanno condotto attacchi terrestri senza successo a nord-est di Siversk il 27 e il 26 ottobre. Elementi della 85 Brigata motorizzata russa e la Terza Armata combinata ehm, sono stati segnalati mentre operano in direzione di Siversk. Quindi, quello che viene riportato nell'articolo è un po' quello che ci siamo detti già nei video precedenti, dove ci sono ecco, segnalazioni di presenza dei soldati russi. Ecco, fra l'altro, eh, se li dove, come vedete, c'è un aggiornamento fra il 26 e il 27, quello che viene riportato è che è stata issata la bandiera russa sul municipio della città e che c'è in atto una ritirata da parte ucraina in questa città, mentre nella zona di Kurakove non ci sono grossi progressi da parte russa, cioè sono stati fermati in questo, in questo frangente. Se invece parliamo della città di Toresk, secondo Putin è già stata conquistata, ma in realtà sappiamo che la situazione è ferma da parecchi giorni qui. Non ci sono progressi e ci sono combattimenti casa per casa. Quindi questa è la situazione ancora piuttosto contesa nella zona più a est del Donbass, qui, mentre nell'area ancora di Kurakove e Selidove se c'è un po' più di ritirata dal punto di vista ucraino. Ieri vi avevo riportato che gli ufficiali ucraini si lamentano della carenza di fortificazioni in tutta quest'area. È chiaro che senza fortificazioni l'avanzata la, russa può precedere più velocemente. Ok. Allora andiamo avanti. Alcune informazioni di corollario nell'area di Voronesk sono state colpite da parte dei droni ucraine, ucraini due distillerie. Ripeto, questi non sono smacchi all'alcolismo russo ma eh, l'alcol ha una funzione strategica in Russia in quanto viene utilizzato in aviazione per la produzione dei sistemi di raffreddamento essenziali sui velivoli di, da combattimento poi mi avete accennato e richiesto spero che questo non mi demonetizzi il video questo è un filmato che viene da un Bradley ucraino che ovviamente ormai è assodato si sta dimostrando il miglior mezzo nella guerra è versatile, è veloce canoncino a tiro rapido, può lanciare missili Tov che vediamo in questa sequenza. Questa sequenza parte con il lancio di contromisure che hanno doppio scopo sia termico che fumo, eh, di, di creare una sorta di cortina fumogena. Ecco, questa, queste sono le contromisure, e poi inizia a far fuoco sulle postazioni russe. Vedete, questo è un missile TOV che parte. Vi passo il link in descrizione perché è bello, insomma non c'è niente di violento, c'è solo il Bradley che prende di mira uh, un filare di posizioni russe nascosto negli alberi. Ora passiamo a notizie di aviazione per concludere questi 5 minuti che rimangono. Uh, beh, questo è solo un video per introdurre l'argomento aviazione, vi mostra un po'... Ecco l'incidente del giorno. Oh, nessuno si è fatto male in questo video, anzi, un po' male sì, però per fortuna ne è uscito vivo. E vi mostra come la, eh, pilotare un aeroplano sia molto diverso dal guidare un'automobile. Cioè, mh, diciamo che gli errori si pagano molto di più, non bisogna mai abbassare la soglia dell'attenzione. E il volo, come si dice in gergo, è sempre il frutto delle decisioni giuste prese al momento giusto. Perché, anche questo si dice eh, fra, fra istruttori, se un piccolo problema non viene affrontato subito, può innescare una catena di problemi che diventano sempre più grandi alla fine e diventa impossibile da gestire. Questi sono 20 secondi che mostrano esattamente questo processo e tutto a inizio, un piccolo errore il piccolo errore lo vediamo questo diciamo doveva essere una sessione di addestramento per questo pilota di aviazione generale in cui viene fatto il cosiddetto touch and go cioè significa atterrare parzialmente ridare motore e ridecollare quindi questo permette di fare più atterraggi e più decolli in più, in una sessione quindi lui inizia con un atterraggio Brusco quando tocca terra, l'aeroplano inizia a sbandare. E questo è dovuto, come vedete, alla sua: i suoi piedi si smuovono in modo sbagliato. Quindi ha fatto un piccolo errore che l'ho portato a sbandare. Ora a questo punto. La cosa più saggia da fare sarebbe stata quella di togliere subito l'acceleratore quindi la manetta e fermarsi a questo punto poteva farlo limitando, limitando il rischio perché era troppo veloce, e qui poteva ancora fermarsi. Ma che cosa fa? Continua con la sua cosiddetta fissazione. Lui nella sua testa dice: No, devo fare touch and go. A questo punto conviene decollare e quindi. Non ha affrontato un problema che poteva essere gestito, ma ne innesca uno più grande, cioè tornare in volo. Errore numero due: tira in pancia, la cloche, il manettino che ha con la mano sinistra, la tira indietro, cosa da non fare a questo punto, ed ha tutto motore con la mano destra. Quello che succede in questi casi. È... Come devo dirlo, per fare un esempio automobilistico, immaginate di avere una Ferrari e di dover fare un'accelerazione sul, sul ghiaccio e le ruote slittano e non prendono presa, quindi se date tutto piede per accelerare perdete ancora più aderenza. Ora l'effetto è diverso sugli aeroplani, però quelli a elica, quando dai tutto motore, in sostanza l'elica e il passo dell'elica aggrediscono l'aria più violentemente e si crea una grande... Sbandata, un effetto di uh, imbardata uh, indotto dalla coppia dell'erica, E questo si traduce con un'ulteriore sbandata, però a suo giro verso destra, perché lui si è dimenticato, fra l'altro, tutto il piede a destra. E a questo punto lui crea un'ulteriore sbandata. Quindi vediamo dall'inizio tutto questo momento. A questo punto ormai è fuori controllo, sta derapando come una macchina che drifta. Si sente anche lo stridio delle ruote. Ecco. Ora i problemi sono diventati 3 4 eh, 5 probabilmente, cioè è chiaro che da questo momento in poi ha già perso il controllo. L'unica cosa che poteva fare ancora qui, poteva salvarsi, bastava togliere completamente il motore, e cercare di dissipare l'energia accumulata accelerando, fermandosi ancora sulla pista se no, poco oltre, poco fuori. Poteva ancora farlo. Ma lui cosa fa? Ormai ha la fissazione che deve ridecollare. Ha dato tutto motore, l'aeroplano in realtà non sta accelerando a questo punto. Perché non sta andando dritto, sta derapando e in più lui cosa fa? Tira indietro il manettino e sta continuando ad aggravare la situazione. Perché per decollare non basta tirare indietro la cloche. Anzi, se tu tiri indietro il, il volantino e l'aeroplano sta stallando, aggravi ancora di più la situazione. Quindi, in realtà, peggiori le possibilità di decollare. Quindi, l'aeroplano non decolla. A questo punto c'è un hangar davanti a lui, e a questo punto non poteva più fare niente. Ormai l'aereo è destinato ad andare contro quell'hangar è completamente, vedete, ha tirato su il muso rispetto all'orizzonte, ma di sicuro non potrà volare a questo punto. Quindi, sì, ormai qui probabilmente a questo punto si è reso conto che L'angar non l'avrebbe evitato è un po' come quest ecco. Questo gesto da automobilisti non serve più a niente. È un po' come sul ghiaccio quando cerchi di sterzare, non... girando completamente lo, lo sterzo. Quindi, pessimo pilota. E niente, avrei anche altri video oggi da farvi vedere. Volevo approfittare per parlare della cosiddetta manovra del Cobra, la manovra di Pugachev perché. Come sempre ricevo commenti <ride> in cui qualcuno dice che i russi sono i migliori del mondo perché fanno manovre incredibili, tipo questa. Ecco, questa, per fare questa manovra non è che devi essere un asso, cioè basta tirare indietro la cloche tutto di botto e disattivare il limitatore di angolo d'attacco EG e l'aeroplano te lo fa. Eh, sì, quindi è spettacolare, bellissima da vedere, per carità. Però ecco, per chi conosce un pochino l'aviazione, vede che c'è un aereo che ha, per carità, una grande capacità di recupero di un volo normale, perché questo non è un volo normale. Però non è che si lascia impressionare da, un da una sequenza del genere. Anche perché queste cose le fanno tutti gli aerei. Da che mondo è mondo, tu puoi portarli in queste condizioni. Quello che un osservatore attento guarda è invece quanto tempo ci mette l'aereo a recuperare una condizione di volo controllabile. Perché da un punto di vista militare, una manovra del genere non ha nessuna utilità. Se tu sei ingaggiato e fai una cosa del genere. Diventi un bersaglio più semplice da colpire perché ti fermi in aria. Sei, più, sei grosso, fra l'altro, 22, 22 tonnellate di aeroplano con una superficie alare quanto un campo da calcio. Sei solo più facile da colpire, fondamentalmente. Evadere i missili, non li evadi così. I missili possono tirare tipo 40G, mentre un pilota ne può tirare 8, 70. Un missile è decisamente più manovrabile di un aeroplano, quindi <ride> se ti fermi per aria è solo più facile per il missile colpirti. Quindi... Fare una manovra del genere non serve a niente, è solo bella. Sicuramente ecco, fa applaudire il pubblico agli airshow, fa stupire i bambini, però da un punto di vista militare una cosa del genere non serve assolutamente a niente e non fa e non impressiona gli esperti di queste cose. Poi non è che solo gli aerei russi fanno queste manovre, cioè, le fanno tutti gli aerei. Fra l'altro queste manovre così le facevano i piloti di F-14 al tempo, ma questo per esempio è un F-22 che fa le stesse cose, voglio dire. E non è neanche dovuto alla spinta vettoriale, cioè quella aiuta però in realtà. <coughs> è sempre una questione di fly-by-wire, di tecnologie, però... Eh... Non è che i combattimenti moderni si vincono facendo ste cose. Qua semplicemente stai dimostrando come l'aereo rimane controllabile a bassa velocità. Punto. Il che può essere utile nel senso, è chiaro che in una situazione critica in cui finisce Ferri Corti e vuoi l'aereo controllabile a bassa velocità. Ma non è quello la cosa più importante, tanto che appunto in Europa noi le cose le sappiamo fare, è co come, come se non le sappiamo fare. Ora vi faccio una domanda, secondo voi qual è la macchina più veloce in un circuito? Questa? O questa? No, cioè... Una, da una parte abbiamo le manovre spettacolari, le derapate, il drifting, che sono scenografiche, ok? E ti fanno dire, wow, che figo, bellissimo, fantasmagorico. E, sì, ok, sono belle manovre che appunto hanno un, un aspetto coreografico, però poi se devi parlare di efficienza e pulizia, traiettorie, ti serve un, una, un oggetto del genere, se vuoi fare i tempi. Se vuoi essere veloce. E di sicuro, ecco, noi in Italia queste cose le sappiamo per una tradizione corsaiola: sappiamo benissimo che quanto più si è puliti e precisi, tanto si, più si va forte, eh, no? Tradizione italiana. Quindi è per questo che chi conosce la materia di aviazione rimane molto più stupefatto nel guardare un Mirage, o un Eurofighter, o un Rafale volare. Perché? Perché ci mostrano appunto questo, l'enorme controllo e pulizia e velocità con cui l'Eurofighter realizza le traiettorie. La grande potenza dei motori che gli permettono rispetto al peso, un rapporto spinta peso che gli permette di essere sempre... Ultraveloce in accelerazione, quindi, questa, fra l'altro, è la livrea che, commemorativa dello sbarco in Normandia. Queste bande bianche e nere servivano eh, nel 44 per evitare il fuoco amico sulle coste. Quindi, l'Eurofighter, secondo me, non ha proprio niente da invidiare, anzi, ha molto da insegnare a, alle acrobazie russe il resto poi lo fanno i sensori eh, non basta un aereo che vira insomma L'enorme potenza disponibile dell'Eurofighter gli permette in sostanza di fare tutto quello che vuole di accelerare. Ripeto, l'accelerazione, le la dimensioni, i sensori, l'avionica sono gli aspetti più importanti. Poi, per carità, l'occhio vuole anche la sua parte negli airshow. Ci mancherebbe, è bello vedere fare le acrobazie, però, è più bello vedere un aereo a elica che è più lento. Farne in un piccolo fazzoletto di cielo rispetto a un jet jet militari sanno, cioè più, più spazio occupano per fare acrobazie, meglio è eh, in teoria, nel senso se parliamo di valori energetici e di missili. Restare nello stesso punto, occupare un piccolo pezzo di spazio e manovrare non serve a niente se parliamo di evasioni, eh, un po' controproducente. Del resto non è che in aviazione si costruiscono ancora biplani, se, se l'acrobazia, il virare stretto fosse il prioritario, allora oggi saremmo ancora a costruire biplani come nella Prima Guerra Mondiale. No, cioè non c'è storia, se mettete un su 27 contro un biplano della Prima Guerra Mondiale vincerebbe il, bipla il, bi il biplano a colpi di cannone, cioè il biplano vira in, in 50 metri. Di spazio, eh, per forza di cose, potrà sempre puntare il muso contro il Su-27 se il pilota di Su-27 è così stupido da accettare un combattimento manovrato contro un biplano. Ma lo stesso contro un aereo della seconda guerra mondiale: più lento l'aereo, più vira stretto. È eh. un po' quello è il principio. E quindi non basta virare, ci vuole energia, valori di accelerazione. Quindi per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e come sempre un abbraccio, alla prossima!